Questo grafico riassume tutte le varianti candidate potenzialmente patogenetiche identificate. In un solo caso sono state identificate varianti canoniche del pannello geni Joubert. Ci possono essere casi in cui viene erroneamente identificato il segno del dente molare in senso positivo, nel senso che non c'è, ma il neuroradiologo invece lo confonde per un segno del dente molare, portando quindi alla ricerca di varianti proprie per questa situazione, certo. E quindi escludiamo tutti gli altri geni potenzialmente invece interessanti. Congratulazioni, amore! Così!